Sì, sicuramente la valutazione formativa è alla base di un'idea di scuola inclusiva, perché crediamo fermamente che il processo di apprendimento dei ragazzi debba essere un processo che porta all'emancipazione, alla crescita della persona nella prospettiva di una cittadinanza attiva, consapevole e democratica. La valutazione formativa fa parte quindi di questo processo. Che contrasta quindi l'idea di una scuola selettiva che cristallizza le differenze facendone delle discriminazioni. Il modello valutativo che è entrato in vigore dal 2020 è un'esperienza assolutamente che ha portato forti innovazioni all'interno della scuola primaria italiana. Pensiamo che effettivamente possa dare un contributo al rimettere anche al centro le bambine e i bambini. Crediamo che sia un modello che vada esteso agli altri ordini di scuola, pur auspicando che attraverso un monitoraggio delle esperienze che sono state portate avanti in questi 3 anni si arrivi anche a prevedere magari delle modifiche, dei miglioramenti, ma sicuramente non è smantellando questa idea e ritornando a delle valutazioni numeriche o dei giudizi sintetici che si può davvero promuovere la cittadinanza e promuovere lo sviluppo della piena personalità delle alunne e degli alunni. È importante quindi capire che il voto o il giudizio sintetico non sono elementi di facilitazione e di semplificazione, ma anzi sono aspetti che non riescono a descrivere e a offrire gli strumenti conoscitivi che servono invece per un processo di apprendimento che si fondi davvero sul valore e sul potenziale trasformativo della conoscenza.